Ciao a tutti e ben ritrovati sul canale. Oggi prepariamo il pane fatto in casa, ma soprattutto fatto a mano. Vedrete, sarà semplice da realizzare e molto gustoso. Useremo un mix di farine, manitoba e farina di semola rimacinata, che dà quel retrogusto un po' rustico. Come sempre, ingredienti e dosi li trovate nel link che si trova in descrizione. E se vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per vedere i miei futuri video. Iniziamo la ricetta. Mettiamo farina nella cioccolata planetaria e aggiungiamo la pasta madre disidratata con lievito. Io uso la marca Pane Angeli. E diamo una bella mescolata. Adesso aggiungiamo l'acqua, mi raccomando leggermente tiepida se state in un periodo freddo, e ne mettete poca alla volta. Quindi mescolate, così che la fate assorbire. Ed ecco fatto, ci è voluto poco, 3-4 minuti, non ci sono più tracce di farina nella ciotola e l'acqua è stata totalmente assorbita. Adesso prendete una spatolina, pulite per bene il mestolo e coprite la ciotola con un foglio di pellicola. Una volta coperta, lasciate riposare per massimo 10 minuti. E dopo il primo riposo noterete che l'impasto si sarà rilassato e sarà diventato anche un po' più elastico. Quindi aggiungete tutto il sale. E adesso dobbiamo impastare per almeno altri 10 minuti facendo questo movimento. Prendiamo l'impasto dalle pareti, lo mandiamo verso l'interno, ruotiamo e proseguiamo così. Il gesto è sempre questo, ruotiamo verso l'interno. Dobbiamo continuare così per almeno 10 minuti. Ovviamente potete anche cambiare verso, se prima fate così con la mano sinistra, potete anche fare dall'altro lato con la mano destra, questo semplicemente per non stancarvi. Ed ecco fatto, direi che ci siamo. Mi raccomando, questo passaggio fatelo per bene, per il tempo che vi ho detto, così da ottenere alla fine un buon prodotto con una buona maglia glutinica e il pane, vi posso assicurare, sarà ancora più digeribile. Naturalmente, se avete una planetaria, vi consiglio di usarla. Adesso lo prendiamo e lo mettiamo sul tavolo senza aggiungere farina o altro. Lo allarghiamo e facciamo qualche giro di piega di rinforzo. Quindi mettiamo le dita sotto, solleviamo sul tavolo e in avanti. Dita sotto, solleviamo sul tavolo e in avanti. Facciamo così per almeno 5-6 volte. Ok, quindi diamo una bella pirlata, come si dice in gergo. Copriamo sempre con la ciotola e facciamo riposare 10 minuti. E dopo il riposo ripetiamo lo stesso giro di pieghe fatte in precedenza, sempre per almeno 5-6 volte. Una volta concluso, decidete se fare o una pagnottella oppure un filoncino. Per la pagnottella lasciate l'impasto così. Se fate un filoncino, come nel mio caso, cercate di dargli una forma un po' più allungata, quindi spingete dall'alto verso il basso, girate ed ecco la forma classica tipo filoncino. E per la lievitazione utilizzerò un classico cestino per il pane rettangolare, dove dentro ho posizionato un canavaccio. Se fate ovviamente una pagnottella, mettete il canavaccio in una ciotola rotonda. Mettete dentro un bel velo di farina di semola rimacinata, lo prendete e posizionate. Mettete anche sopra un velo di farina. Per concludere lo chiudete con il canavaccio. Una volta chiuso, lo inserite nel forno completamente spento e lo lasciate lievitare per almeno 5-6 ore, anche 7, dipende dalla temperatura. Comunque sia, deve raddoppiare per bene. Ed ecco come si deve presentare l'impasto dopo la lievitazione. Come vedete, è ben cresciuto. Nel mio caso ci sono volute all'incirca 6 ore e mezza.
E quindi siamo pronti per la cottura. Prendete una teglia abbastanza capiente, mettete un foglio di carta da forno sulla base e accendete subito il forno a 200 gradi ventilato o 210 statico e lo portate a temperatura. Adesso, per girare l'impasto sopra la teglia, delicatamente mettete una mano sopra e lo fate scivolare. Il forno è arrivato a temperatura, quindi inforniamo mettendo la teglia nel ripiano di mezzo e cuociamo per circa 50-52 minuti. Ed ecco qua il nostro gustoso filone. Guardate che bello, che bella cottura anche sotto. Ed ecco come si presenta dentro, con una bella mollica morbida, una crosta sottile. Questo è il nostro pane misto con semola rimacinata. Provate anche voi a farlo e fatemi sapere come vi viene. E se vi è piaciuto il video, aspetto un bel like.